Una ragazza buona, allegra e disponibile. Viene ricordata così Elisa Mascarucci, una giovane di 25 anni residente nel quartiere Vallato, morta la notte scorsa a causa di un arresto cardiaco. Elisa si trovava a Centinarola, nella sede a disposizione degli organizzatori del Cervellone, il noto gioco di intrattenimento portato nei locali pubblici, quando intorno alla mezzanotte ha accusato un malore mentre sistemava alcuni strumenti di lavoro. Inutile ogni tentativo di rianimazione, i medici intorno alle 2 hanno dichiarato la morte della ragazza. Elisa era nota in città, in particolare nella realtà sia parrocchiale che diocesana. Era una studentessa, animatrice e amante del teatro. Aveva prestato servizio civile alla Caritas nel 2016. È stata un'educatrice della CR e responsabile dell'Azione Cattolica dei Giovani. La 25enne frequentava anche Casa Giovani, un luogo di ritrovo in via Don Bosco a Fano, in cui i ragazzi condividono momenti di vita quotidiana e di preghiera. Elisa aveva fatto parte della pastorale giovanile che oggi ha pubblicato questo post sulla pagina Facebook per ricordarla. Non avrei mai creduto di farcela a salire le montagne e invece ce l'ho fatta. Queste sono le parole pronunciate proprio da Elisa al campo vocazionale a Pozza di Fassa lo scorso settembre. Grazie Elisa, si legge nel post, perché ci hai insegnato che non ci si arrende davanti alle difficoltà, che le mete sono sogni possibili, che insieme tutto si può condividere senza paura. Grazie Elisa, perché per te l'amicizia è stata una cosa vera, l'attenzione alle persone uno stile, la determinazione una passione. Non possiamo non fermarci per provare a renderci conto di quanto siamo grati per questo e per tanto altro. Ed eccola invece in questo video promozionale dello spettacolo Orfeo ed Euridice, curato dal gruppo storico La Pandolfaccia di Fano. Vi narro le gesta di un ragazzo, un musico. Il suo nome era Orfeo. Il gruppo avrebbe debuttato il prossimo 2 agosto a Caldarola, in provincia di Macerata. Questa sera alle ore 21 nella chiesa San Paolo del quartiere Vallato la comunità si riunirà in un momento di preghiera. I funerali di Elisa invece verranno celebrati lunedì prossimo alle ore 15:30 nella stessa chiesa ma all'aperto, per garantire il rispetto delle norme anticontagio. Affrettiamoci ad amare! Noi amiamo sempre troppo poco e troppo tardi! Che al tramonto della vita saremo giudicati sul lavoro.